Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Quest'oggi il mio compito è introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui con la dottoressa Laura Aglio, digital strategist ed esperta di transizione digitale nella pubblica amministrazione e nelle imprese. Nella puntata di oggi si parlerà di pagamenti elettronici. Cosa sono i pagamenti elettronici? Si tratta di un sistema che prevede l'utilizzo di specifici strumenti e procedure che ci permettono il trasferimento virtuale del denaro senza che vi sia un passaggio fisico di contante. I pagamenti elettronici più diffusi sono quelli effettuati con tipologie di carte di pagamento che ben conosciamo: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, ma anche bonifici elettronici. Un'ulteriore modalità è quella del mobile payment, ovvero tutte quelle forme di pagamento che effettuiamo attraverso wearable, quindi strumenti e dispositivi indossabili, smartphone piuttosto che tablet. I pagamenti digitali nel 2020 hanno registrato 5,2 miliardi di transazioni, passando dal 29 al 33% del valore totale dei pagamenti in Italia. Questi pagamenti sono pari a 268 miliardi di euro. Si dividono, per la maggior parte, quindi oltre l'80%, in pagamenti effettuati contactless. Le altre modalità sono quelle del mobile commerce o dell'e-commerce direttamente da PC o da tablet e la modalità degli innovative payments, ovvero tutte quelle modalità di pagamento da mobile o dispositivo wearable. I pagamenti elettronici sono strettamente collegati ai nostri acquisti online. Infatti sono trainati dagli acquisti che effettuiamo ad esempio attraverso i social network, oltre che attraverso le piattaforme di e-commerce, nonostante il 2020 sia stato un anno di calo dei consumi di oltre il 13%. Il comparto dell'acquisto dei prodotti online nel 2020 ha fatto segnare un aumento del 31%, in un anno ovviamente in cui la pandemia ha avuto la meglio e quindi la nostra capacità di spesa in modalità fisica è stata molto ridotta. Il mobile payment, come abbiamo già accennato, è quella modalità di pagamento che effettuiamo attraverso lo smartphone. È anche la modalità più in crescita tra i pagamenti elettronici e si tratta quindi di tutte quelle transazioni che effettuiamo ad esempio per il pagamento delle bollette, dei bollettini, delle ricariche telefoniche che hanno avuto appunto nel 2020 un più 30%. Il totale dei pagamenti mobile nel 2020 ha fatto un più 15%, quindi ha registrato nel complesso una crescita importante per tutti i pagamenti effettuati fuori dal negozio. Acquistare e pagare online ha evidentemente molti vantaggi. Se paghiamo online possiamo monitorare con maggiore facilità le nostre spese. Allo stesso tempo possiamo anche velocizzare le operazioni di pagamento e poter accedere quindi a questi pagamenti ovunque noi ci troviamo. Rendere più facile poi gli acquisti online attraverso soprattutto la possibilità di pagamenti con valuta diversa. Possiamo anche pagare piccole somme, ovviamente senza contante, e possiamo ridurre le nostre spese bancarie e soprattutto i tempi di attesa. Pagare e acquistare online ha però anche molti rischi e questi li dobbiamo sicuramente conoscere. Tra i più diffusi vi è la sostituzione dell'identità, quindi quella capacità delle persone che possiamo definire anche criminali, che si spacciano per un marchio autentico piuttosto che per un'autorità, un'istituzione o un nostro amico. Ci sottraggono il denaro oppure le informazioni personali. Altro rischio molto noto sono le truffe attraverso il commercio elettronico e attraverso i pagamenti che noi effettuiamo nell'acquisto online, in cui il truffatore non consegna i beni e i prodotti che abbiamo acquistato oppure invia beni di qualità inferiore a quanto promesso. Dove veniamo truffati? Principalmente online, proprio nei social media, che contengono molte informazioni personali su di noi e quindi risultano un terreno fertile e ideale per tutti i malintenzionati. Cerchiamo di porre massima attenzione e analizzare bene tutte le offerte di prodotti a prezzi fuori mercato. Una delle cose a cui dobbiamo porre massima attenzione nei pagamenti online è il cosiddetto phishing. Di cosa si tratta? È un sistema molto diffuso nella rete per capire i nostri dati personali, ma soprattutto quelli bancari, e avere così accesso ai conti correnti online. Il nostro truffatore ci invierà un'email con una forma molto simile al sito della nostra banca, con gli stessi colori, le stesse immagini, e ci chiederà una verifica dei nostri dati.
Attraverso il link al quale noi cliccheremo, verremo rinviati alla richiesta di accesso ai dati personali. Attraverso questi dati, il truffatore preleverà il denaro dal nostro conto corrente e quindi potrà effettuare tutte le operazioni al posto nostro. Come pagare online in sicurezza? Per acquistare online con una carta di credito, dobbiamo verificare che al momento del pagamento il sito presenti il cosiddetto sistema di protezione della trasmissione dei dati, che viene identificato con 3 lettere SSL e che troviamo identificato con un lucchetto chiuso della pagina web a cui stiamo effettuando il pagamento. Altra informazione importante è quella di assicurarsi che tutti i dati e informazioni della carta siano criptate in maniera ovviamente sicura, e questo avviene quando l'indirizzo web dove stiamo effettuando il pagamento riporta la dicitura https://. È importante inoltre utilizzare il sistema di alert con SMS per ogni operazione che effettuiamo online per pagamenti elettronici. Infine, per il cosiddetto mobile payment, è importante inserire un cosiddetto PIN o una password per accedere all'utilizzo di smartphone o tablet. Come posso pagare online i servizi pubblici? Tutte le pubbliche amministrazioni oggi sono tenute a fornire il pagamento dei propri servizi pubblici attraverso un sistema chiamato PagoPA. Questo sistema ha l'obiettivo di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento ovviamente più moderni e quindi anche al mercato di poter integrare questo strumento per renderlo più aperto e flessibile. Che cos'è quindi PagoPA? È una piattaforma unica, multicanale, per tutti i pagamenti digitali della pubblica amministrazione. Questa consente di utilizzare tutti i cosiddetti PSP, i prestatori di servizio di pagamento, lasciando poi al cittadino la scelta di quale PSP più economico e più semplice da raggiungere. La Regione del Veneto, attraverso il sistema chiamato MyPay, è al quarto posto in Italia fra gli enti creditori per numero di transazioni, dopo ACI, Agenzia delle Entrate, e INPS, con oltre 2 milioni di transazioni. Quali sono gli obiettivi di PagoPA? Prima di tutto, incrementare l'uso della modalità elettronica di pagamento. In secondo luogo, rendere il cittadino libero di scegliere come pagare, dando ovviamente anche maggiore evidenza ai costi delle commissioni. Terzo obiettivo, ridurre i costi di gestione degli incassi per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici. E infine, la standardizzazione a livello nazionale delle modalità elettroniche di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione. Anche il cittadino ha dei vantaggi. Prima di tutto, la scelta fra molteplici canali e metodi di pagamento. Il cittadino, infatti, può pagare direttamente sul sito o dall'applicazione dell'ente pubblico. Può pagare attraverso canali fisici online, nella propria banca, ad esempio gli sportelli ATM, o attraverso il cosiddetto home banking, oppure attraverso uffici postali o punti SISAL o Lottomatica. Infine, l'utente può pagare attraverso strumenti digitali più innovativi, come ad esempio quelli legati allo smartphone, nel rispetto delle normative europee. Tra gli altri vantaggi per il cittadino vi è anche la visibilità dei costi di commissione, che sono associati al pagamento e a ciascun metodo di pagamento online, in totale trasparenza. Ulteriore vantaggio è la certezza del debito dovuto e infine l'esperienza di pagamento, che sicuramente è molto più efficiente, più facile e più fruibile per tutti. Le modalità di pagamento con PagoPA sono di 2 tipi. La prima, quella dei pagamenti da portale dell'ente creditore, cosiddetto pagamento spontaneo. Con PagoPA, infatti, l'ente creditore può sviluppare dei servizi interattivi per l'utente che consentono quindi al cittadino di scegliere il servizio di pagamento con un'esperienza molto simile a quella che avviene all'interno di un sito di e-commerce. In questo caso il pagamento è contestuale all'erogazione dei servizi da parte dell'ente creditore ed è uno dei servizi forniti ad esempio da PostePay, da Satispay, da PayPal, da MyBank, da Bancomat Pay o attraverso un addebito in conto corrente. Seconda modalità è il pagamento mediante avviso PagoPA. Il pagamento, in questo caso, avviene utilizzando i punti di prossimità, ovvero gli uffici postali, i tabaccai, le filiali delle nostre banche oppure la grande distribuzione. In questo caso il pagamento è eseguito tramite il canale del prestatore del servizio di pagamento prescelto. I pagamenti elettronici hanno inoltre degli obiettivi e l'Italia si è posta al 2026 di poter raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online, promuovendo l'adozione di PagoPA, raggiungendo quindi oltre 14.000 pubbliche amministrazioni locali. Questo sarà possibile grazie al 27% di risorse totali del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza dedicate alla transizione digitale.
Va anche ricordato che dal 28 febbraio 2021, nell'ambito del decreto semplificazioni 2020, è scattato il cosiddetto switch off pago PA, ovvero tutte le nostre pubbliche amministrazioni, centrali e locali, sono tenute a fornire pagamenti elettronici attraverso questo nodo di pagamenti e quindi attraverso uno standard nazionale di pagamenti elettronici.